Perché scegliere di praticare il sistema? Il sistema è un'arte marziale russa, quindi già come definizione è un po' particolare, perché dalla Russia un'arte marziale non c'era mai arrivata prima. Io personalmente sono arrivato al sistema dopo 30 anni di pratica di arti marziali cinesi, in svariate forme di attività sia sul tradizionale sia sull'agonismo. Dal Taolu al Sanda e quant'altro. Sono anche stato molto interessato ed attratto dalla pratica del Tai Chi Chuan e del Qigong, tanto che adesso insegno anche queste discipline. Ma come si è incastrato il sistema dentro queste altre discipline e dentro la mia vita? Nel sistema ho potuto trovare delle caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per coltivare la salute della persona. Ciononostante, la mia pratica continua delle arti marziali mi ha sempre portato anche a ricercare un metodo efficace per l'autodifesa e il combattimento. Penso anche che dopo tutte le mie esperienze di attività agonistica, il sistema sia stata anche una scelta dettata dalla maturità, da tutto quello che avevo studiato, visto, letto, pensato, provato, testato. Sono tanti anni che insegno arti marziali e mi sono sempre preoccupato di rinnovare la mia pratica, innanzitutto, e di dare sempre qualcosa di significativo ai miei studenti. Praticare per anni arti marziali di contatto e arti marziali che richiedono un grosso sforzo fisico non sempre fa bene alla salute. Il sistema è arrivato in un momento in cui ero alla ricerca di poter unire gli aspetti dell'efficacia, della cosiddetta efficacia, che è un concetto molto relativo perché molti parlano di efficacia intendendo un qualcosa che hanno mitizzato attraverso i film, o di un'efficacia che magari è contestuale a una certa attività sportiva. Niente da dire, ognuno pratichi. È bene che pratichi l'arte marziale che più gli piace, che più lo ispira dal punto di vista anche così intellettivo, fantasioso. Io sono stato un praticante di arti marziali che all'età di 11 anni era attratto dal mitico Bruce Lee, per cui ho scelto di fare Kung Fu nonostante avessi avuto una palestra di karate sotto casa, ma ero attratto da quest'idea, da questo mito. Siamo tutti un po' attratti dai miti. Effettivamente il mito del sistema è stato importato in Italia in tempi molto recenti. Io ero già precedentemente interessato a questo grazie ad un mio allievo che mi fornì un video del mitico Vasiliev dove trovavo nella naturalezza dell'espressione del movimento e nella efficacia di movimenti apparentemente insignificanti dei grossi contenuti. Questo mi ha attratto tantissimo. Poi, conoscendolo meglio e studiandolo, ho potuto apprezzare gli altri benefici del sistema, che sono senz'altro congrui con quella che è la mia vita di medico, la mia vita di insegnante di discipline per il benessere. Non voglio collocare il sistema nell'ambito della salute, ma per il sistema, giusto appunto, la salute fisica e mentale della persona è un must. È una cosa che viene allo stesso livello della capacità di saper tirare un cazzottone. Quindi praticare il sistema per me è stato importante perché mi ha consentito di unire molti aspetti che riguardano la respirazione, che riguardano la postura, che riguardano lo studio dell'ambito psicologico per me stesso, ma anche perché è una metodica che è possibile trasferire agli altri. È una metodica molto interessante di lavoro che invece di costringere il corpo in atteggiamenti, in posture dettati dai cardini di una qualsiasi arte marziale, era liberatorio. Fin da subito si imparava come liberare il movimento. Io ho insegnato Kung Fu per tutta la vita e nel Kung Fu si imparano i fondamentali. E tuttora io quando insegno Tai Chi Chuan insegno i fondamentali. Però quello
Quello che mi ha arricchito del sistema è stato quello di uscire fuori dal dogma, ma di poter comprendere ancora meglio quello che già stavo facendo. Il cross training, cioè la pratica simultanea di più arti marziali, non è una cosa che si sposa molto bene con il sistema, perché il sistema richiede di poter acquisire degli automatismi. Praticare un'altra arte marziale, diciamo, impostata sul combattimento, non certo il Tai Chi Chuan, un qualcosa di impostato sul combattimento fa un po' a cazzotti perché ti imposta su un movimento stereotipato per poi un giorno liberarti. Invece nel sistema si parte subito dalla liberazione dei movimenti stereotipati e tutti gli esercizi e le metodiche di studio e di lavoro che si eseguono servono per appropriarsi di capacità di movimento e di controllo del movimento fin da subito. Chiaramente imparare il sistema non è la scoperta dell'arte marziale ultima, eccezionale, più bella, siamo più forti, spacchiamo tutti. Assolutamente no, nessuno di noi si pone in questa circostanza. Anzi, il sistema è un'arte marziale molto integrata anche con le altre arti marziali. Dopo averlo appreso e dopo aver studiato con il maestro Karimov, mi sono dedicato all'insegnamento, passando prima da insegnanti di altre arti marziali che desideravano imparare il sistema. Quindi l'ho vissuto fin da subito come una disciplina integrata e integrativa, perché effettivamente apprendere determinate metodiche apre un po' la mente, toglie dall'abitudine e soprattutto. Si tratta anche di metodiche mature dal punto di vista dell'evoluzione dell'artista marziale, quindi mi sono trovato molto bene a lavorare con insegnanti di altre discipline, dalla Muay Thai al kickboxing, al Wing Chun, al Jiu Jitsu. Ho lavorato e insegnato soprattutto ad altri insegnanti già formati. Questo sicuramente è dovuto alla mia esperienza personale. Che come insegnante già formato mi sono integrato di altre conoscenze. Poi, fra chi ha studiato e ha scelto di continuare per la propria disciplina integrando dei contenuti e chi invece come me ha scelto di continuare a praticare il sistema in maniera sistematica, beh, c'è una grossa differenza sicuramente. Ciononostante, successivamente ci siamo aperti all'insegnamento anche a persone che non avevano nessuna esperienza di arti marziali. Devo dire che nuovamente il sistema si presenta fruibile più verso persone che non avevano una precedente formazione marziale, che non avevano schemi da abbandonare, schemi da distruggere, ma c'era solamente da costruire qualcosa. Ciononostante mi trovo benissimo a lavorare con praticanti già formati. Il sistema si applica veramente a qualsiasi circostanza e può essere veramente integrato anche con attività sportive di tipo professionale. La nostra funzione, corporea è uguale per tutti. Per cui il sistema prende proprio il suo nome da questa caratteristica, quella di poter studiare il sistema uomo e di proporre con un meccanismo innovativo, devo dire, una metodica di studio molto profonda e interessante.